Buonasera amici, stasera facciamo un pane incredibile, il pane con le noci. È una preparazione molto particolare, molto veloce e lo faccio stasera, ma la lievitazione, ve lo dico già, sarà di circa 24 ore. Passiamo agli ingredienti. Ho preparato la farina, 400 g di farina. Poi vedete l'uvetta, io ne ho messi 70 g di uvetta, poi ci sono le noci che adesso le metterò tritate nella farina, il sale, udite udite, un po' di cannella in polvere, un grammo di lievito secco e poi un po' di pepe nero macinato e l'acqua. L'acqua dovrà essere fredda, 350 grammi. La cosa interessante di questo impasto è che va messo tutto direttamente all'interno della ciotola con la farina, va mescolato, ci vorranno circa dai 35-40 secondi e poi andrà coperto e andrà lasciato maturare dalle 18 alle 24 ore. Passiamo alla prima parte pratica. Vedete la farina, io aggiungo il lievito, ormai vado d'occhio, un grammo, due pizzichi proprio leggeri, prendete il vostro mestolo di legno e girate e poi fate una cosa molto semplice, mettete le polveri, in questo caso la cannella. Questo sarà un pane un po' speziato, ottimo da mangiare con i formaggi e con i salumi. Poi mettete l'uvetta, tutte le volte che lo faccio mi guardano male, ma quando poi lo si mangia la gente dice mamma mia che lavoro che è sto pane, il sale, mescolate, le noci. Le noci vanno, le dovete appunto un po' non lasciare intere, in modo tale da fare il pane con le noci, chiamato anche pane coi santi. Ecco, dopo questa diciamo unione di tutti questi ingredienti siamo quasi arrivati in fondo, versate tranquillamente tutta l'acqua, tutta, mescolate ad agio perché sennò vi vola fuori tutto, ci siamo quasi, l'impasto è quasi fatto, eh? Voi mi direte ma come mai questo impasto è così appiccicoso? Beh, quando domani sera sarà verso, indicativamente verso le 6, adesso sono le 10 di sera, dalle 6 alle 8 lo andrò a vedere questo impasto, vedrete che sarà raddoppiato se non addirittura triplicato. Tutto qua, adesso prendete ovviamente un po' di pellicola. Questo qua vi risparmio la visione, verrà coperto e verrà lasciato in luogo caldo. Tutto qua. Questo è il pane e vi assicuro che verrà una roba strepitosa. Bene amici, a domani sera. Bene amici, eccoci qua. Sono passate esattamente 18 ore e adesso facciamo la seconda parte. Apriamo, vedete il composto, è così. Adesso prendiamo farina abbastanza abbondante, l'odore è buonissimo, e col tarocco rovesciamo l'impasto sulla farina.
prendete pure senza timore, lo aprite e poi lo pieghiamo così, così, così e così. Sprigiona un odore di noce, di cannella, e adesso ovviamente non buttate via la farina che non usate, quella che non si è attaccata si può ovviamente riusare senza timore, e adesso dovrà lievitare ancora 2 ore. Sono le 6:20 di sera. Adesso prendiamo un canovaccio con una boule, mettiamo dentro il canovaccio con un po' di farina e mettiamo l'impasto dentro. E la farina. E ci vediamo tra circa 1 ora e mezza, 1 ora e 3 quarti. Bene amici, siamo arrivati al momento in cui metto l'impasto in pentola. Ho messo la pentola in forno a 250 gradi. Adesso l'ho presa fuori, metto dentro l'impasto. Non toccate la pentola perché è bollentissima. E adesso metto in forno a 250 gradi per mezz'ora col coperchio. E poi farò un'altra mezz'ora senza coperchio. Ci vediamo tra un po'. Ecco, è passata mezz'ora dove appunto la pentola è stata in forno col coperchio a 250 gradi. Adesso tolgo il coperchio e rimetto dentro la pentola. Ci vediamo alla fine cottura, ci vorrà un'altra mezz'ora. Bene amici, come vedete ho tolto proprio adesso la pentola dal forno e adesso vi faccio vedere il pane. Lo metterò sulla gratella, dovrà essere lasciato a raffreddare un paio d'orette. Il profumo è molto buono, di cannella, come sapete ci sono le noci e c'è l'uva sultanina. È ottimo da mangiare da solo oppure con gli affettati. Adesso lo metto sulla gratella. Vi lascio la ricetta qui sotto in descrizione. Ciao! Bene amici, adesso proviamo a tagliare così vediamo. Sentite. Vedete? Ingredienti, adesso il pane è ancora un po' caldo, ma il profumo vi assicuro è veramente eccezionale. Scatta ovviamente l'assaggio. Vedete l'uvetta? Le noci, squisito, sì, molto molto buono, molto croccante fuori e tenero dentro. Questo è un pane che sarà ancora più buono domani. Bene amici,